Grazie Presidente. Allora, prima di entrare, come richiesto anche di esplicitare meglio nell'aula, prima di entrare nel tema dell'ordine del giorno del forum, l'ex assessore Tommaselli ha presentato le dimissioni irrevocabili che sono state da me accettate e che attualmente ho le deleghe che aveva l'assessore Tommaselli. Alcune precisazioni, perché sollecitato, le voglio dire anche se molto brevemente, perché sono stati usati dei termini che effettivamente vanno fatti rientrare nell'ambito della politica. Io condivido quello che ha detto il consigliere Borrillo, si è trattato di una pagina politica, quindi eliminiamo completamente dei termini che francamente sono assolutamente inaccettabili in un'aula come questa. Io non ho contro di me nessun mitra di killer politici, quindi da questo punto di vista mi auguro che nemmeno dall'opposizione più dura, penso al mio avversario politico, si possa mai nemmeno ipotizzare in termini verbali che ci sia un killeraggio politico. Quindi eliminiamo né Iannello né altri. Se l'ha usato un giornalista ha sbagliato, perché sono termini che secondo me in politica non si dovrebbero mai usare. Invece voglio rispondere su un tema che è più politico e che anche trovo inaccettabile, però lo capisco come provocazione politica, è quello che ha detto il consigliere Santoro. Qui non c'è stato nessun voto di scambio, che il voto di scambio tra l'altro evoca un reato, che quindi non c'è in quest'aula, non ci sarà mai. E per rispondere anche all'ultimo intervento del consigliere Rannello, qua non siamo al mercato. Mai nessuno, devo dire la verità, né della maggioranza né dell'opposizione, mi ha chiesto poltrone, né mai abbiamo offerto poltrone. Questa è una giunta, un'esperienza atipica rispetto ad altre, e anche la vicenda della Tommaselli, sulla quale non intendo intervenire in quest'aula, si inserisce in un contesto di una dialettica e di una vita politica dell'amministrazione che io considero assolutamente fisiologica. Poi consigliere Moretto, grazie a Dio e grazie anche al lavoro che facciamo, la città non è ferma, anzi io credo che bisogna parlare maggiormente dei temi che interessano i cittadini. Allora lei ha ragione quando dice che le commissioni devono rapidamente essere costituite in una maniera più rapida ed efficace, io su questo convengo e sono d'accordo, ma la città non è ferma, perché mentre noi discutiamo certe volte di cose molto interessanti e stamattina in alcune pieghe francamente di cose un po' meno interessanti, c'è una città che cammina, c'è un'amministrazione che lavora e ci sono lavoratori e lavoratrici che portano avanti la nostra città. Mentre a Roma si discute della capacità muscolare di Berlusconi di far cadere o meno un governo, noi ancora oggi in queste ore abbiamo dimostrato di essere, con i nostri limiti e con le nostre anche incapacità, un punto di riferimento. E porto anche una testimonianza pubblica dell'incontro avuto col Presidente della Repubblica, quando a proposito del tema serio, ma non attuale adesso, ma attuale da tempo, della terra dei fuochi, quando abbiamo chiesto, devo dire in modo assolutamente unitario, i rappresentanti delle istituzioni locali del nostro territorio, la Regione, la Provincia, il Comune di Napoli, il Comune di Caserta, la Provincia di Caserta, i vari prefetti, al governo risorse per bonificare, il Presidente ha detto: noi ci affidiamo a voi che siete punti di riferimento sul territorio. Quindi questo che significa? Che punti di riferimento nazionali in questo momento sono piuttosto instabili, noi con i nostri limiti, anche con le nostre inadeguatezze, rappresentiamo un solido punto di riferimento per Napoli e per la nostra città. Quindi qui c'è una maggioranza, c'è un'amministrazione, c'è un sindaco e c'è un consiglio comunale, e noi non ci sentiamo né più deboli né più forti rispetto al primo giorno in cui siamo stati insediati. Sono percorsi politici che si vanno costruendo col tempo, così come io non trovo assolutamente traumatico che si formino nuovi gruppi, che si amalgamino nuove esperienze, che si dialoghi. Io anzi, se proprio la devo dire tutta, negli ultimi 6-7 mesi io vedo un consiglio comunale molto più solido, molto più fattivo e molto più propositivo rispetto a un'epoca magari leggermente più lontana. Quindi questo per dare un messaggio di concretezza, di serenità e di forza. Poi, se vogliamo aprire un dibattito nelle prossime settimane su un
fare il punto di quello che è stato fatto e di quello che intenderemo fare insieme, perché sono dei temi che dobbiamo fare insieme, io sono assolutamente favorevole nell'autunno a fare un discorso di questo tipo. Un'altra brevissima parentesi prima di venire al forum, ma abbiamo a che fare sempre con la cultura, il San Carlo. Voglio dire perché due o tre cose rapide. Una prima, io ieri con un lunghissimo incontro di circa tre ore, ho avuto tutti i sindacati e una rappresentanza numerosa delle lavoratrici e dei lavoratori di tutte le mansioni del San Carlo, ho espresso il rammarico e il disappunto che sia saltato quel concerto, perché a mio avviso si è sbagliato, si è persa un'occasione. Alla presenza del Presidente della Repubblica, secondo me sarebbe stato efficacissimo leggere un comunicato molto forte. Il Presidente, al quale io tra l'altro avevo parlato la mattina del San Carlo, si era mostrato molto sensibile anche a ascoltare direttamente le ragioni di alcuni di loro, per varie ragioni, non per colpa di qualcuno, diciamo, fotografiamola oggettivamente, la colpa può essere di tanti. Quel concerto mancato per una critica al governo è diventato un danno alla città, e queste cose con l'impegno di tutti per il futuro non devono più accadere. Poi il decreto, io leggo in questi giorni, mi fa piacere che autorevoli esponenti della maggioranza del governo nazionale intervengono contro il decreto. Forse fanno meglio, lo dico ai nostri consiglieri del Partito Democratico soprattutto, se magari a Roma fanno qualcosina per modificare quel decreto, perché mi risulta che il ministro Brai fa parte di una maggioranza PD, PDL ed altri, mi risulta che nelle commissioni parlamentari quel decreto è fortemente sostenuto, mi risulta che quel decreto è blindato. Io trovo gravissimo che il presidente della Fondazione San Carlo non sia stato ascoltato dal ministro Brai. È un mese e mezzo che cerco un incontro e un colloquio, parlo con tutti i ministri, parlo con i sottosegretari, con il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica. Il ministro Brai ha ritenuto più volte di non ricevermi su un tema così delicato. Non mi appartiene la cultura del sospetto, però mi appartiene invece la cultura della denuncia delle ingiustizie. Trovo inaccettabile ancora una volta che venga fatto un decreto non ad personam ma verso alcuni teatri, che per mascherarlo come un provvedimento generale si mettono dentro tutte le fondazioni. È stato fatto per il Maggio, lo sappiamo tutti, mi sta bene, perché probabilmente Renzi è più forte di altri, che probabilmente Roma, e vengo, chiedo scusa Presidente della digressione, ha un'altra parentesi e poi ritorno al San Carlo. Io sono molto amico del sindaco di Roma, sono amico di Ignazio Marino, dobbiamo sostenere Roma che sta in crisi, forse peggio di Napoli, ma non se ne parla, che le partecipate di Roma stanno guaiate, che sulla situazione dei rifiuti Roma chiede aiuto a Napoli, però mi avvisano alcuni uccellini romani, perché un po' di amici li teniamo anche noi a Roma, che nei ministeri e nelle stanze del potere si discute di un nuovo provvedimento per Roma, dopo quello che fecero per Alemanno. Adesso pensano di farlo per Marino. Siccome io sono il sindaco e voi siete i consiglieri e noi siamo la giunta di un'esperienza dove ci siamo massacrati, volevo usare un altro termine, in questi due anni e mezzo abbiamo lottato, il predissesto, i cittadini stanno soffrendo perché il governo ci ha fatto mettere delle imposte alte, ne stiamo uscendo, forse nel 2014 andiamo in avanzo, l'abbiamo fatto con le nostre forze. Grazie al Consiglio Comunale, grazie alla Giunta, grazie ai cittadini. Allora se qualcuno pensa a una legge solo per Roma, non passerà questa cosa, non passerà. C'è altro che Consiglio Comunale convocato a Montecitorio. Se si vogliono fare dei provvedimenti speciali per Roma, si inseriscano anche le altre città d'Italia che stanno in questa difficoltà. Io lo dico da qua affinché attraverso la stampa il messaggio vada molto chiaro al Presidente del Consiglio Letta, al quale auguro buon lavoro e devo dire sta dimostrando capacità politiche molto significative. Ritorniamo alla Fondazione San Carlo, ma possiamo mai far pagare il 30-40% in meno degli stipendi? Voglio correggere, ma non in tono polemico, per dargli un'informazione che io ho più precisa, essendo il Presidente della Fondazione. Il nostro Teatro San Carlo, con tutti i limiti, con tutte le difficoltà, con tutte le cose che si devono aggiustare, fa molte più alzate di sipario del Teatro La Scala,
avendo moltissimi, moltissimi, moltissimi lavoratori in meno della scala e moltissimo, moltissimo denaro in meno. Basti pensare che quello che fu il Banco di Napoli, perché oggi in realtà è Intesa, Compagnia San Paolo, Banco di Napoli, andate a vedere quanti soldi danno alla scala, il Banco di Napoli, e quanti soldi dà al Teatro San Carlo. Tipo siamo 1,5 milioni a 150.000, più o meno questi sono. Allora io voglio dire, noi siamo orgogliosi di questo teatro e crediamo che questo decreto vada immediatamente modificato, perché non è giusto che chi ha fatto il pareggio di bilancio debba trovarsi nella stessa condizione di chi non è in grado di fare il bilancio, e questo debbano pagare i lavoratori. Allora io mi auguro che chi ha in questo Consiglio Comunale rappresentanti nel Parlamento, dal PD al PDL, a SEL, Movimento a 5 Stelle, a tutti gli altri, lavorino alacremente ad una modifica del decreto immediatamente, o quantomeno a una circolare interpretativa che chiarisca anche nei termini come in qualche modo il consigliere Esposito prima ha indicato. Brevemente sul forum, perché poi do la parola ovviamente all'assessore Daniele che nel dettaglio illustrerà la questione. Oggi noi siamo in condizioni, e lo voglio dire anche qui con una certa convinzione e anche orgoglio, perché non è stato facile fare questo forum, lo sapete, è stato un forum avvelenato, un forum che non si riusciva a capire fino all'ultimo si fa, non si fa, tantissime questioni amministrative, una dialettica abbastanza forte anche se rispettosa con la regione, una serie di temi pendenti, un forum arrunciato negli anni passati con roboanti cifre, siamo arrivati adesso a cifre piccole ma delle quali non mi lamento, perché per noi, lo sapete perfettamente, avere oggi 11 milioni di euro per fare un forum è quasi, diciamo, mi può venire quasi un momento di vertigini o di labirintite, perché non siamo abituati a gestire 11 milioni per la cultura, quindi è un'occasione che non potevamo mancare. Ci abbiamo messo la faccia, ci abbiamo lavorato, ci ha lavorato la fondazione, è stato durissimo, insomma noi abbiamo chiuso la convenzione, oggi siamo in grado di annunciare, perché concordata col sindaco di Barcellona, la data inaugurale, data di inaugurazione del Forum della Cultura, che sarà il 18 novembre nella nostra città, alla presenza anche del sindaco di Barcellona. Quindi da oggi, dopo il dibattito in Consiglio Comunale, comincerà la più entusiasmante, che è quella dell'organizzazione di questo forum. Voi sapete che una parte del programma è stato già predisposto, è stato anche già consegnato attraverso alcuni lavori che si manifesteranno poi in passaggi formali successivi al fine di ottenere il materiale finanziamento. Nei prossimi giorni ci saranno i bandi, questo è molto importante perché l'80% circa del forum si fonderà sui contenuti che dopo il bando daranno le persone, le associazioni, i comitati, gli enti pubblici, le scuole e quant'altri che parteciperanno ai nostri bandi. Non siamo in grado ovviamente oggi di poter dire il giorno preciso in cui partiranno i bandi, ma sicuramente entro il mese di ottobre. Quindi noi per la data di inaugurazione avremo sostanzialmente concluso la fase di presentazione delle domande e quello che sarà la parte più importante del forum prenderà corpo poi mano a mano nei mesi successivi. Per essere più chiaro, diciamo dal 18 novembre a fine dicembre noi avremo soprattutto il programma che abbiamo già presentato alla Regione e che in parte è stato anticipato sui giornali, e progressivamente da gennaio fino al periodo estivo avremo l'esplosione delle iniziative che attraverseranno la nostra città. Il mio auspicio, ma sono certo che questo auspicio si tradurrà in fatti concreti, è che questo forum non sia calato da un programma dall'alto, non avvenga dall'alto, e infatti i bandi servono proprio a questo, per far sì che le scuole, le associazioni, i conservatori, i teatri diventino protagonisti del programma e che il forum cresca anche in modo un po' improvvisato, che è bello nella cultura, giorno dopo giorno, al di là di quelli che possono essere eventi più importanti, mostre più importanti, convegni più importanti, concerti e iniziative più forti. Noi abbiamo bisogno di un impegno forte del Consiglio Comunale, abbiamo bisogno di un impegno forte delle municipalità, della Commissione Cultura, perché il forum è un'occasione, è un'opportunità troppo importante per la nostra città e abbiamo bisogno soprattutto dei nostri cittadini. Io sono molto fiducioso perché?
perché in questi mesi ho ricevuto tantissime mail di proposte per il forum. Quindi io credo che nel momento in cui noi oggi lanciamo un messaggio molto forte alla città, alla regione, al governo e a tutti quelli che ci ascoltano, il forum si fa, perché oggi il sindaco, dopo una lunga riunione di ieri, dove abbiamo definito gli ultimi passaggi, la convenzione, il rapporto con Barcellona, il trasferimento dei soldi a Barcellona, siamo in grado di annunciare ufficialmente questa data, quindi significa che noi da oggi non abbiamo più alibi. Da oggi, se sbagliamo il forum, abbiamo sbagliato noi. Se il forum non si riesce a fare, ha sbagliato il sindaco, l'amministrazione e tutti quelli che ci hanno creduto. Quindi adesso è il momento di rimboccarsi le maniche e cominciare a parlare dei contenuti di questo forum. Per troppe settimane si è parlato di scontri, di conflitti, di veleni, di rapporti, di cose, di errori. Per carità, ne abbiamo parlato tanto, se c'è qualcosa da chiarire ancora parliamone oggi. Poi, finito questo consiglio comunale, noi saremo pancia a terra, concentrati con le nostre forze, con le nostre capacità e con i nostri limiti a fare bella figura. Come devo dire, in questi 2 anni e mezzo, contrariamente a quello che dice il consigliere Moretto, in questi 2 anni e mezzo ha detto non abbiamo fatto nulla, in questi 2 anni e mezzo abbiamo fatto qualche errore, ma abbiamo fatto anche tantissime cose senza soldi per la nostra città. Il forum un po' di soldi ce l'abbiamo, quindi mettiamoci in movimento, abituiamoci a lavorare anche con qualche soldo. Lo so che anche voi non siete abituati a lavorare pensando che ci può essere un progetto che finanziamo. Dobbiamo fare le cose fatte bene, dimostriamo che i napoletani sono in grado di organizzare anche le cose che ci diciamo che siamo costretti a improvvisarle magari anche all'ultimo minuto. Io ringrazio veramente tutti quelli che hanno lavorato, in particolare i vari staff, l'assessorato alla cultura, ma devo dire tutti gli assessorati, perché saranno coinvolti tutti, la fondazione, lo stesso dottor Alessandro Puca, che si è trovato a gestire una situazione complicatissima. E ringrazio anche il presidente Caldoro, perché anche se in alcuni momenti sono state diversificazioni significative sul forum, alla fine non è mai mancata la collaborazione anche su questo punto, a dimostrazione che Napoli, la Campania e questa città sulle cose importanti poi sanno trovare nella diversità anche un momento di unità e di forza. E dobbiamo dimostrare, come ha detto il Presidente della Repubblica, che di Napoli si deve parlare con dignità e rispetto, e noi questa dignità e rispetto non la faremo mancare mai. Grazie.